Amici cripto investitori, buonasera a tutti quanti e ben ritrovati al nostro live del venerdì, il nostro appuntamento preferito della settimana, perché è venerdì e perché ci troviamo tutti insieme come una vera community a discutere del mercato, dei grafici e di tutto quello che succede. Lancio il messaggio su Telegram per shillare il live, così arrivate tutti, ecco fatto, e partiamo immediatamente. Partiamo con dietro questo grafico di Bitcoin che ci sta facendo sperare che si chiuda quel benedetto triangolo rialzista. Magari c'è il hashtag pump in diretta, chi lo sa che non capiti, ultimamente ci sono capitati soltanto dump, chissà che oggi non sia una giornata un po' carina, anche se ho una maglietta che tende di più al rosso, ma abbiamo capito che l'analisi tecnica delle mie magliette funziona un po' al contrario, ultimamente quando ho la maglietta verde dumpa, quando ho la maglietta rossa pompa, e poi sapete che ho sempre qui la mia arma segreta, gli occhiali da pump, e quindi me li tengo qui perché oggi mi potrebbero servire. Allora, io innanzitutto vi saluto tutti che anche durante le settimane più calde dell'anno, le settimane di Ferragosto, siete qui che state seguendo il mio live, che state guardando i grafici con me, chi dalla spiaggia, chi dal divano, chi dall'ufficio, chi da Tenerife, chi da Barcellona, insomma ogni tanto salta fuori qualcuno che saluta da qualche strana parte del mondo. Io sono sempre qua per adesso, tra poco me ne andrò un po' in ferie anch'io, infatti vi preavviso già che la prossima settimana ce la facciamo tutta, però dopo ci saranno 2 settimane di pausa completa nelle quali non farò video, non farò analisi, chiuderò tutte le mie posizioni speculative, insomma non mi vedrete proprio perché ho bisogno di staccare dalle cripto che altrimenti diventano veramente addictive. Ecco, io già qua vedo qualcuno che dice buonasera da Riva del Garda, via, state tutti meglio di me, insomma. Oggi quello che facciamo è un po' il solito, diciamo, ovvero l'analisi dei grafici, delle altcoins, di Bitcoin, vediamo un po' come muoverci, come evolvono le nostre posizioni, però ci sono anche alcune cose di cui discutere, di cui vale la pena secondo me discutere, ad esempio il che già potete avere un bello spoiler guardando le tabs del mio browser, perché io mi preparo già tutto quanto, altrimenti mi dimentico anche quello che vi voglio dire. Buonasera dalla mia scrivania di casa, scrive qualcuno, benissimo, siamo sulla stessa barca. Allora, in ogni caso oggi vi volevo parlare, spendere 2 parole intanto sul token Sand di The Sandbox, di cui non so quanti di voi mi hanno chiesto, ho ricevuto una quantità di domande su questo token, ma cosa ne pensi, ma come andrà, come non andrà, ma se è DeFi, non è DeFi, come si può, insomma ne parliamo un po', spendiamo 2 parole, anche perché io avevo fatto un video su The Sandbox, però non avevo parlato del token Sand, avevamo parlato più del progetto che altro, quindi facciamo un approfondimento su quello. Poi c'è una notizia piccantissima su BitMEX, ovvero che sta per introdurre il KYC e insomma non ci piace moltissimo, e poi spendiamo 2 parole su Token Sets, che sapete l'ho lanciato nel giorno più sfigato degli ultimi 2 anni per Ethereum, probabilmente perché ci sono delle fees, delle gas fees senza senso, acquistare o vendere un set costa qualcosa come $200 e quindi magari ne parliamo un attimino, vediamo un po' il da farsi e basta, direi che possiamo iniziare subito. Vi ricordo che dovete commentare, dovete scrivere, chiedere, fare cose, insomma utilizzate questa chat perché siamo live per un motivo, per interagire, e poi piovono shitcoin. Vi ricordo che la visione del live ogni 5 minuti vi viene accreditata una shitcoin, e se chattate, se partecipate, adesso non mettetevi a spammare a caso, raddoppiano le shitcoin, quindi mi raccomando, sul pezzo, presenti, carichi, gasati e via che si parte. E cos'altro volevo dire? Sì, che quando torniamo dalle ferie poi si parte in quarta, perché ci sono una marea di cose da fare che ho in mente, e partiremo, ve lo dico già, con un bel giveaway, uno dedicato a voi amici di Twitch che siete più assidui, quindi per me vi meritate veramente il meglio, e uno dedicato all'intera community. Cominciamo subito con il leggere le vostre domande. Allora, prontissimo, ciao a tutti, tra l'altro sono arrivato un po' in ritardo perché ovviamente il Mac ha avuto la brillante idea di aggiornare OBS proprio oggi, era più o meno 2 settimane che rimandavo
aspettavo l'aggiornamento perché altrimenti sapevo di fare tardi, ma insomma facciamo che oggi l'ho fatto e non ci pensiamo più. Buonasera a tutti, ciao a tutti, carichi come sempre, questo è lo spirito giusto, filo grandissimo. Ciao Luca, puoi salutare la community di Band Italia? Come non salutarli, grandissimi gli amici di Band, tutti quanti che hanno cavalcato un'ondata pazzesca, ma mi raccomando, state attenti, non vi fate male, perché Band è stato fenomenale, è stato veramente pazzesco come rialzo. È un progetto fantastico, tra l'altro, lungi da me voler dire che non è un bel progetto, però porco cane si è iperesteso, quindi mi raccomando, attenzione, protezione, stop, qualche politica di take profit, insomma quello di cui abbiamo parlato ieri, che qualcuno ha amato, qualcuno ha odiato, ma volevo suscitare proprio quello col video di ieri, insomma far rizzare le antenne riguardo a queste bolle pazzesche che stanno comparendo su alcune altcoins, che a me spaventano da morire, ma non perché è un mercato stupido, insulso, un mercato destinato a morire, sono progetti inutili, però porco cane, quando ci sono questi pump di prezzo c'è il rischio che il valore vada a finire in secondo piano e si crei tutto un mercato artificiale. Comunque un saluto agli amici di Band Italia, siete grandi. Allora andiamo avanti, ciao a tutti, buonasera, si schiuma oggi, vediamo, dai, guarda che parte adesso Bitcoin, me lo sento, anche perché c'è Ethereum che oggi sta spingendo veramente veramente tanto, l'ho visto prima. Mi sono scattati un paio di alert, sì, che ha bucato un'altra resistenza, e una delle scelte più belle, più insomma di cui sono più contento, è stata quella di allocare all'inizio del mese di giugno un 15% del mio portafoglio Ethereum anziché il 10%, insomma direi che è stato un ottimo risultato, e questo è il massimo del rischio che mi permetto, diciamo così. Qualcuno mi dice sì, ma che io voglio il 100%, voglio le altcoin che esplodono, no, il massimo che faccio io è allocare il 5% in più del portafoglio Ethereum, insomma sono un po' punti di vista differenti, approcci differenti. Buonasera da Riva del Garda, eccolo il nostro carissimo amico che mi vuol far rosicare un po'. Questa sera a Trieste sta facendo un piacevole fresco, ma questa mattina mare, ma sì, fammi rosicare un po' anche tu già che ci sei, ma in realtà adesso finito questo live me ne parto anch'io al mare, faccio un weekendino per staccare e via. Magari fossi in spiaggia, tu no, tu condividi il mio stesso destino, appena tornato a casa dal lavoro, scommetto. Che ne pensi di Link? No, alt, non è assolutamente uno scam Chainlink, come non lo è Band, come non lo è Cava, come non lo sono la maggior parte di tutte quelle altcoins che hanno fatto questo boom, perché in realtà, caspita, dietro ci sono dei progetti estremamente validi. Chainlink ha dimostrato in questi anni di fare quello che deve fare, ok? L'oracolo decentralizzato è Chainlink, è stato il primo, si è mosso, è costruito su Ethereum, magari a qualche limite, sicuramente sì, però è un oracolo decentralizzato, è un risultato, se ci pensate, pazzesco, il poter importare dei dati off-chain sulla blockchain e permettere quindi ad altre piattaforme di utilizzarli, è ciò che permette alla decentralizzazione di esistere, di non essere limitata a ciò che è su on-chain, sulla blockchain. Quindi, ad esempio, alcuni progetti come AmpleFort, che hanno bisogno, per dirne uno, di andare a prendere dei dati sul potere d'acquisto del dollaro, ma anche semplicemente i DEX, che hanno bisogno dei feed dei prezzi dagli exchange centralizzati, serve un oracolo, e quindi direi che definirlo scam è la cosa più sbagliata del mondo, anche perché Chainlink ormai è integrato con tutto ciò che esiste nel mondo DeFi, nel mondo crypto, e che ha bisogno appunto di dati da fonti esterne, e quindi non è uno scam. Però, c'è un però, il prezzo boom, è esploso, sta arrivando veramente a livelli fuori di testa. Chainlink, c'è da dire, rispetto magari ad esempio a Band, piuttosto che ad altri progetti più giovani, ok, come età, come tempo sul mercato, ha uno storico maggiore, ok? Ha dei periodi differenti. Non è un'estensione parabolica e basta, ma è un... Adesso vi faccio vedere anche il grafico per contestualizzare un po' meglio. Come vedete, il grafico di Chainlink, vabbè, a parte l'ultimo movimento che è preoccupante, però se guardiamo il passato, è organico, è un trend organico che mi piace, cioè questo è un grafico di una coin in uptrend in maniera organica, vedete? A partire da qui, vabbè, il pump iniziale e il dump iniziale, poi abbiamo avuto un periodo di
poca significatività, ma anche perché era appena nato. È giusto che all'inizio una coin non attiri troppo l'attenzione per quello che potrebbe fare. È una cosa che a me piace, sinceramente. E quindi è giusto che il grafico iniziale di Chainlink fosse così. Poi hanno iniziato a concretizzarsi il potenziale di Link. Quindi da potenziale, da quello che potrebbe fare, è diventato quello che ha fatto. Ha iniziato a mettere in piedi la sua mainnet, a testare i primi feed di dati, a integrarsi con le prime piattaforme, a testare la velocità di integrazione e di passaggio di dati. Poi c'è stato tutto il discorso di quella sorta di staking per validare tutto l'incentivo a partecipare al network, e da lì in poi ovviamente ha iniziato un percorso di crescita che a mio parere va a braccetto con quello che è il suo valore. Vedete, infatti non è stato particolarmente parabolico, sono stati up e down ciclici, ok? Qualcuno più veloce, qualcuno meno veloce, però è quello che io definisco un uptrend organico, come piace a me. Un aumento con la correzione, aumento, correzione, aumento, correzione. E questo è ottimo, ok? Adesso mi fa paura perché l'ultima fase di estensione è così ed è completamente parabolica. Come vedete, il trend ha accelerato in una maniera pazzesca, esponenziale, e quindi una cosa che mi aspetto è una correzione altrettanto drastica. Ma non vuol dire che il progetto è una fuffa, ok? Da una parte c'è il valore, da una parte c'è il prezzo. Bisogna imparare a vederli come due cose decorrelate, non completamente decorrelate, però se dovessimo scomporre su un grafico, immaginiamoci questi due assi, ok? L'asse, questo asse può essere il prezzo e questo il tempo, supponiamo. Allora, il prezzo è composto in sostanza da più componenti. La prima ovviamente è il valore intrinseco di un qualcosa, quindi ciò che davvero dimostra di valere, quello che ottiene, i risultati che ottiene, quanti altri progetti costruiscono utilizzando quell'infrastruttura, quella piattaforma lì, con quante altre piattaforme si integra, quanti utilizzatori ha, quanto è semplice da usare, quanto è utile effettivamente all'ecosistema per crescere. Il valore di un progetto sano, a meno che ovviamente non sia una ciofeca, dovrebbe essere una cosa di questo tipo, quindi che cresca nel tempo, perché ovviamente più si va avanti, più ottiene fondi, porta avanti ricerca e sviluppo, cresce in adozione, si integra con nuove piattaforme, porta nuove tecnologie, abbatte i suoi limiti precedenti e così via. Un progetto sano ha questo valore qua, crescente nel tempo in maniera lineare. Poi c'è una componente speculativa, ok? Cosa vuol dire? La speculazione è l'aspettativa del valore futuro, quindi io che sto acquistando questa altcoin, perché lo sto facendo? Perché mi aspetto che in futuro valga di più. La speculazione può avere un peso maggiore o minore sul prezzo totale, dipende dal tempo, dal periodo storico anche, perché ci sono i periodi storici di euforia, come quello che stiamo vivendo adesso, in cui si tende a sopravvalutare qualsiasi cosa, anche dove c'è poco di concreto, si tende a proiettarsi in avanti e immaginarselo come la cosa più bella del mondo. E poi ci sono i periodi addirittura di sconforto dove si tende a sottovalutare, ok? Quindi spesso capita delle volte che il prezzo è inferiore al valore. E quindi possiamo immaginarci la speculazione come la componente speculativa, come magari all'inizio che c'erano tante promesse, tante aspettative, il mercato era in bull market, potrebbe essere una cosa così, quindi molto più ripida del valore stesso del progetto e molto superiore. Poi magari c'è una fase di sconforto in cui la componente speculativa scende e addirittura scende sotto al valore. Poi ciclicamente, perché di solito è ciclica, è umana la componente speculativa, si ha un'altra fase rialzista. Di solito funziona un po' così. E ovviamente il prezzo complessivo è una somma di queste due cose, più o meno, ok? C'è la componente di valore, perché qualcuno magari acquista e holda per davvero, cioè acquista all'inizio e se lo tiene lì in saccoccia senza fare acquisti e vendite durante il percorso, e qualcuno invece che vuole speculare, quindi acquista magari anche quando il prezzo è già alto, preso dalla FOMO, e contribuisce a farlo alzare ancora e così via. E quindi si creano questi grafici contraddistinti da fasi paraboliche
che sono le fasi di particolare euforia, e poi fasi fortemente correttive, che sono quelle di sconforto. Perché vediamo il prezzo scendere, allora diciamo ma magari quello che fa non è davvero così utile, si tende a portare il prezzo dentro al valore, che è un errore secondo me molto grosso. Niente, questo era solo per puntualizzare il fatto che se una coin aumenta di prezzo o scende di prezzo, non significa che sta aumentando o scendendo anche la sua effettiva qualità del progetto. Bisogna fare questa grossa distinzione. Una volta che si impara a farla, si impara innanzitutto a investire con cognizione e non seguendo il grafico, e in seconda battuta si impara a distinguere quella che è speculazione, come questi rialzi repentini del prezzo totalmente ingiustificati, cioè in così poco tempo un rialzo del genere è ingiustificato, dall'effettivo andamento nel tempo del valore. Quindi si aspetta magari le fasi di storno e si continua il proprio piano di investimento. Basta, tutto qua. Questo è un po' il discorso che volevo fare su speculazione, valore e quello che è molto in voga in questo periodo. Pausa meritata, altro che. Ciao a tutti, complimenti come sempre. In vacanza dove? Guarda, me ne vado in Sardegna tra poco e me ne sto lì 2 settimane a non fare assolutamente nulla, basta. Stacco completamente la spina. Tra l'altro non ci sono mai stato lì in vacanza, ci sono stato solo per lavoro, pensate voi, quindi fate bene a insultarmi per questo, ma quest'anno recupererò. Chi non gasa Ferragosto ha preso Ripple a $3.5. Ecco, Ripple è stato un altro esempio, no, della bolla speculativa delle altcoins la scorsa. Mi ricordo, no, la frase era che è la moneta delle banche, quindi diventerà mainstream. Sì, abbiamo visto che bella ciofeca che è diventata. Ciao Luca, volevo fare un commento riguardo al video uscito ieri. Grande, mi piacete, voglio discuterne. Sono d'accordo sul fatto che la DeFi sia in uno stato di bolla, però il panorama cripto, cioè intendo quello che fa il King Bitcoin, è tutt'altro che in bolla. Completamente d'accordo, 100%. Perché effettivamente ieri parlavo soltanto delle altcoins, in particolare di alcune altcoins. Lo scopo era soltanto mettere in guardia e dire attenzione, perché un movimento così repentino a rialzo non è sostenibile, punto. Tutto lì il discorso, non che adesso c'è un bear market anche su Bitcoin, che va tutto in niente, no, anzi io sono estremamente bullish su Bitcoin, però io credo che queste fortissime estensioni che stiamo vedendo sulle altcoins non dureranno, purtroppo, perché anche a me piacerebbe che durassero, ma sarebbe troppo bello. La DeFi si riverserà in BTC, qualcuno dice, ed effettivamente lo penso anch'io, perché quando Bitcoin... questa è una roba da sfera di cristallo e prendetela con le pinze, ma mi aspetto che quando Bitcoin partirà, se partirà in una direzione o nell'altra, effettivamente tutti quei gain che chi ha fatto, chi è entrato nel momento giusto nelle varie altcoins, li riverserà in BTC, partecipando alla sua salita. Dalla Puglia con interesse, quando parti? Parto sabato prossimo, non domani ma il prossimo, quindi 15 più 7 che fa 22. Ottimo lavoro con Token Sets, complimenti, sono gasatissimo anch'io, grande, sono anch'io iper gasato, però ieri ero gasatissimo, poi ho guardato, ma davvero, $200 per acquistarlo, ho detto no, devo posticipare tutto, e vabbè, niente, è andata così. Parlerai anche di Link e del report di Zeus? Guarda, in realtà sai che non l'ho ancora letto quello? Ho letto che si parlava del fatto che fosse una sorta di volontà di manipolazione per abbattere il prezzo con falsi pregiudizi, false cose, insomma. Però non ho esattamente approfondito e non l'ho mai letto. Magari lo farò, purtroppo non riesco ultimamente a fare tutto quello che vorrei ed approfondire tutte le altcoins. Ho una lista di altcoins da guardarmi lunghissima. Adesso in questi giorni ho approfondito Sand perché è uscita, poi mi sono studiato Serum da Matti nei giorni scorsi, adesso ho un po' di elenco di cose da fare, insomma. Appena fatto il mio conferimento in Digital Rock Holding, cross fingers, grande, vedrai, secondo me non te ne pentirai. Ciao gasatissimi, Curva che ora viene listato da Binance, pensavo oggi, non oggi ma non mi ricordo quando, oggi so che c'è su OKX...
su forse Huobi, non lo so, io ho guardato su OKX, che tra l'altro ha avuto un andamento non bellissimo perché ci sono state un po' di cose non molto, una sorta di pre-mining ho visto anche lì, non ho approfondito molto bene, ma effettivamente ho visto che non è stato un bellissimo lancio, diciamo. Ciao Luca, investire in stablecoin peggate al dollaro non è rischioso se il dollaro dovesse perdere potere d'acquisto per via di una possibile crisi? Ovviamente sono figlie del valore del dollaro, quindi assolutamente sì, legate all'inflazione a tutti gli effetti, perché se il dollaro perde potere d'acquisto loro valgono comunque un dollaro, non crescono. Domanda off topic, pensi che il futuro in binomio blockchain ed energie rinnovabili possa prendere piede? Mi riferisco a progetti come Power Ledger, non so se conosci, accetto anche risposte negative. Guarda, mi viene da sorridere perché era una di quelle altcoins del tempo che avevo guardato, mi sembravano tutte bellissime, però io credo, non ricordo esattamente come funziona, mi pare che fosse una tokenizzazione di qualcosa legato all'energia solare o eolica. Fatto sta che mi sembrava una roba con veramente poco senso, a dire il vero. Cioè, al tempo mi sembrava una figata perché tutte le altcoins mi sembravano una bomba. Però col senno di poi e un po' più di razionalità ti dico che non mi dice granché. Ma Reserve, mamma mia, Reserve è una bomba atomica, veramente atomica. Ha fatto un'esplosione... Dov'è? Qua. E poi ha fatto... Aspettate, allora, ha fatto questa esplosione iniziale, cioè una e due ondate, poi ha triangolato un po' e poi è esploso di nuovo. Tra l'altro ieri vi avevo condiviso anche una posizione su Telegram, che poi ovviamente mi ha cancellato, però era basata in sostanza sul break e retest, cioè il breakout dal triangolo e l'eventuale retest. In realtà c'era anche questo pool di liquidità da considerare e che potrebbe essere adesso un entry volendo, se dovesse ritracciare fin qua. Però, cosa sto facendo? Perché sto già guardando i grafici, che di solito prima rispondo alle domande, tra l'altro pump in diretta nel frattempo. Allora, ciao grandissimo, diamo un'occhiata dopo a KNC, Kyber, Link e Atom? Assolutamente sì, ne hai nominati tre che sono dei must, quindi sì. Ciao, cosa ne pensi di ERD e ROND attualmente? Allora, ecco, un'altra coin che volevo approfondire ma non ho fatto, soprattutto sul discorso della nuova tokenomics, però al momento è abbastanza estesa, mi pare. Quasi dimenticavo di riabbonarmi. Grande Andre, ti ringrazio per il tuo abbonamento. Ricordo che per sostenere il canale ci si può anche abbonare. Chi ha Amazon Prime e quindi Twitch Prime non paga nulla e rinnova comunque l'abbonamento facendo una piccola contribuzione al mio canale, e grazie mille. Allora, dove eravamo qua? Qual è l'exit strategy di token sets? Io compro il token, poi lo rivendo un domani. Base currency, USD o BTC o ETH? Allora, in realtà, adesso poi magari ne parliamo un po' meglio, e il discorso è che tu lo puoi acquistare in qualsiasi token supportato, ovvero mi pare che ci sia Ether, WBTC, Link, USDC e DAI forse, e rivendere anche allo stesso modo. Cioè, in sostanza, tu lo compri e lo rivendi, ti ridà sul tuo wallet gli Ether, i WBTC, gli USDC, quello che vuoi, e poi ci fai quello che vuoi. In sostanza, il prezzo del set varia in funzione della performance del suo pool di collaterale che ha sotto, che nel mio caso è WBTC, CUSDC, in base alle fasi di mercato. Ci si espone su uno o sull'altro. Rispetto alle altre volte in cui il Bitcoin si è trovato su questi prezzi, la crescita è più calma. Di cosa? Delle alt, dici? Spammone a caso per farmare shitcoin. Ecco, vedi, questo è quello che non dovete fare. Il farming di shitcoin, altro che DeFi e mica DeFi, bisogna farmare shitcoin. Ciao Luca, ti seguo da poco ma ti faccio i complimenti. Loris, ti ringrazio veramente tanto e spero che continuerai a seguirmi. Maglietta rosso aragosta bollita. Ma come, non siamo in bull run? Ma funziona il contrario, eh? Un po' così ho notato. Adesso mi arriva la notifica. Oh, meno male, incredibile. RSR in bomba. Eh sì, a proposito, tu l'hai tenuto. Mi ricordo che l'avevi preso al tempo, l'hai holdato, l'hai venduto, insomma, come ti sei comportata?
Grande VeChain Holder, eccolo anche lui, un saluto, il nostro numero uno delle altcoins. Oggi ho creato una massima, attenzione, attenzione, silenzio un attimo, leggiamo questa massima. Le ragazze sono come le altcoin, non sai mai se stanno con te per speculazione o perché credono nel progetto. Questa te la rubo, domani la pubblico in pagina perché mi piace un sacco, grandissimo, mi piace veramente tanto. Applausi e anzi, sai cosa ti dico? Ti sei meritato anche 30 shitcoin, così, numero completamente a caso, proprio perché abbiamo oggi abbiamo un poeta tra noi e quindi insomma vuoi non premiarlo, beccati ste 30 shitcoin. Track, ricordo che ogni tanto airdroppo shitcoin a caso a chi mi piace e perché mi va, quindi fatevi vedere, fate, distinguetevi e vi beccate qualche shitcoin. Ciao, ti seguo in modo silenzioso da un po', ma sto giro intervengo per salutarti. Sei un grande, grazie mille, mi fa piacere e mi gasi un sacco. Ciao a tutti, Link bolla e spinge un po' troppo per me. Holdato, mannaggia, che profitti ti sei fatta, di la verità. Adesso ti paghi la vacanzina quest'estate, con Reserve. Eccoci sempre presente ormai, grande, ci sono novità su DOT, mi pare che non sia ancora stato fatto lo sblocco dei token, se non erro. Tempo fa avevi detto che alcuni exchange hanno una sorta di patto che permettono loro di vedere dati avanzati dell'order book per crearsi liquidità. No, in realtà funziona così. Il discorso è che gli exchange in generale, quasi tutti credo, si accordano con i market maker, si chiamano, che sono coloro che danno liquidità, ma potrei essere anch'io se avessi 10 miliardi di capitale, no? Io dico, guarda, io ti do liquidità al tuo exchange a patto che mi fai un programma di fees ovviamente estremamente vantaggioso, magari addirittura nullo, o con rebate addirittura delle fees, ovvero il market maker, quello che fa è mettere tanti limit order, riempie l'order book in domanda e in offerta. Quindi se uno ha una cifrazza di capitale può partecipare ai programmi di incentivo per i market maker, che lo fanno quasi tutti. Chi non lo fa lo nasconde magari, ma non penso che la gente lo nasconda. Lo vedo su tutti i major, vedo che c'è il programma per i market maker e in sostanza prevede fees privilegiate, quindi appunto rebate o fees quasi nulle, e addirittura la possibilità, cioè la visione dei dati dell'exchange, quindi dove ci sono gli ordini pending, dove ci sono gli stop loss, dove ci sono i take profit, proprio perché appunto è un accordo di questo tipo, ma non solo sulle cripto, anche sul CME, sugli exchange tradizionali ci sono questi programmi di market maker che in cambio loro vedono tutto, non è una particolarità delle cripto, è vero, è uno squilibrio, perché non è corretto che sia così, cioè è veramente uno squilibrio, però ci sono alcune strategie, io cerco di applicarle spesso, che si basano proprio sul capire che cosa fanno i market maker e cosa gli conviene fare e le impronte che lasciano in sostanza. Quindi sì, c'è questo squilibrio, però ahimè funziona così, perché in questo modo incentivano chi ha grossi capitali a metterli a disposizione dell'exchange e a rendere l'exchange più liquido e quindi più appetibile al pubblico. Buonasera Luca, avrei una domanda. Perché su ITBTC la copia Tezos Bitcoin ha un valore differente dagli altri exchange? Ti rispondo subito, perché non devi usare ITBTC. No, in realtà non lo so, ma davvero ITBTC cerca di... cioè io non lo userei, perché non mi trasmette minimamente fiducia, c'è meno liquidità, quindi il motivo mi immagino che sia proprio quello, il fatto che c'è meno volume, meno liquidità e quindi i prezzi sono più a scatti. Ok, e non ci sono gli incentivi per l'arbitraggio, perché la gente non ha voglia di spostare fondi su ITBTC in sostanza, quindi spesso e volentieri potrebbe essere disallineato, ma non lo userei davvero, non mi sembra affidabile. Ciao Luke, buonasera da Limone sul Garda, beato. Vorrei farti alcune domande tecniche sui wallet, ma una diretta dedicata, cacchio, occhio che potresti cogliermi alla sprovvista, perché tecniche, no, potrei non essere la persona migliore, però se vuoi provarci, provaci. Una diretta dedicata, perché no? Siamo probabilmente all'inizio di un bull market delle cripto e la dominance è al 60%. Non sono differenze sostanziali rispetto alla bolla altcoin di inizio 2018? Assolutamente sì, non è uguale come, cioè in tutto, ok? Infatti non volevo neanche dire quello, spero di non averlo detto, a volte mi capita di dire cose, dire poi mi riguardo e dico che cazzo ho detto, ma cosa mi viene in mente? No, in realtà quello che volevo dire è che ci sono delle similitudini, tipo quelle che ho citato, ad esempio
l'hype esagerata nelle community, i prezzi parabolici, tutti che comprano e nessuno che vende, questi squilibri qui, no? Però effettivamente non è una situazione paragonabile, perché nell'ultima bolla delle altcoins Bitcoin era in una situazione ben diversa, era al top, aveva fatto nuovi massimi e poi stava ritracciando, le altcoins avevano una dominance completamente diversa, la capitalizzazione complessiva del mercato era molto superiore, quindi non si può minimamente paragonare complessivamente le due cose, ma io credo che non sia strettamente necessario, perché non è che si ripetono uguali gli scenari. Adesso io sono bullish su Bitcoin, ma domani potrebbe crollare tranquillamente e fare nuovi minimi, che ne sappiamo noi? Non si può veramente sapere, può succedere tutto e di solito succede quello che la gente si aspetta meno, e quindi il vedere tutti sicuri, ok, anche dai commenti del video ho capito molte cose, un po' che mi hanno spaventato, perché vedevo che c'era questa voler negare da parte di qualcuno a tutti i costi l'evidenza che troppo entusiasmo, troppa crescita di prezzo è negativa e prima o poi ritraccerà. No, c'era talmente tanta convinzione che poi ognuno, uno dei difetti della razza umana è che quando siamo convinti di una cosa, abbiamo la testa dura, andiamo a cercare solo quelle notizie, quei commenti, quelle frasi, quelle idee che ci convincono ancora di più di quella cosa lì, ignorando tutto il resto, anche se magari sono un terzo del totale, noi guardiamo solo quelle, e quindi ci si tendeva a incanalare un po' in quell'idea lì, no ma non è come l'altra volta, no ma adesso Bitcoin farà nuovi massimi, quindi le altcoin saliranno ancora di più, ma perché? Perché? Dove sta scritto? Bisogna fare attenzione, quello che sale scende con la stessa violenza, prima o poi succede, non sappiamo quando, bisogna stare attenti, tutto lì, non è che bisogna tirare fuori tutto, non investire più un centesimo, no, bisogna solo stare attenti, è questo un po' il discorso. E quindi sì, hai ragione, per tornare al in topic con la domanda, è differente la situazione rispetto al 2018, però mi spaventa vedere alcune altcoin, quelle del settore DeFi soprattutto, così in pump, così in estensione, perché se è vero che la DeFi è una roba spaziale, è anche vero che questi aumenti di prezzo così in poco tempo non sono giustificati a mio parere, e quindi poi avranno le loro conseguenze. Solo io reputo Tezos niente di che. Ma guarda, Tezos, sai, a me non dispiace, a dire la verità, la sua logica non mi dispiace affatto, solo che non è ancora fortemente adottata, ok? Se la si compara con Ethereum in quanto ad utilizzo, chiaramente è ancora molti passi indietro. E a questo proposito molti mi hanno chiesto, vedo su anche nei commenti, io li leggo tutti i commenti su YouTube, quindi se voi avete qualcosa da dirmi ditemelo sempre, perché vi leggo sempre, anche se magari non rispondo lì per lì, poi me li tengo a mente. E a tal proposito in molti mi parlano di Cardano è tanto possibile poco pratico, cioè non c'è niente di fatto in Cardano, per questo mi è venuto in mente ora, perché parlando di Tezos, che comunque è n passi avanti a Cardano, secondo me Cardano è lì, sì, c'è lo staking, va bene, poi tutto il resto, cioè chi è che usa Cardano? Nessuno, quindi per me è quello che fa il valore di una piattaforma. Ethereum è il valore nel mondo blockchain, perché tutti usano Ethereum, ci sarà un motivo se lo fanno, sono tutti pirla? No, tutti usano Ethereum, Ethereum vale, Ethereum concretamente vale. Polkadot varrà? Lo scopriremo, per adesso i presupposti ci sono tutti, perché molti lavorano su Polkadot, stanno lavorando su Polkadot, stanno costruendo su Polkadot, quello è valore. Speculazione vuol dire sì, ma con queste cose possono fare, poi abbiamo la valutazione scientifica, sì va bene, però costruiteci su qualcosa, espandete l'ecosistema, allora lì si crea valore. Andiamo avanti. Qua si sta facendo la valigia per partire. Grande, 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 inizia il weekend. Dove te ne vai di bello? Ciao a tutti, go 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 Link, spingere, spingere. Hai un tutorial per approfondire il tema wallet, indirizzo, chiavi e via dicendo? Dunque, a portata di mano no, ma te lo cerco, perché no? Perché Link invece di altri? Perché Link adesso spinge, quindi tutti parlano di Link.
Ciao Luca, io sono a casa a cercare di imparare qualcosa da te, ti seguo sempre, guarda, mi fa davvero piacere, spero di avere qualcosa da insegnare o da trasmettere anche semplicemente, perché a me non piace molto il termine insegnare che pone uno squilibrio, no, tra me e voi. Io non mi reputo migliore di nessuno, non mi reputo uno che deve insegnare, è solo uno scopo di condivisione. Io stesso ho imparato tantissimo da voi e lo dico con molta umiltà perché il bello di una community è questo, non è che ci sono io che vi spiego le cose e voi dovete ascoltarmi, ma è una cosa reciproca, a me piace così. Volevo entrare con un K sul token set, ma con questo gas è veramente un suicidio. Tristezza enorme, speriamo che il weekend porti consiglio. Guarda, il set non scappa. Qualcuno è già entrato, ha visto, e sei un grande. Se mi stai guardando, sei un grande. Fatti vedere perché ti voglio premiare in qualche modo. Qualcuno si è spennato con le fees su Ethereum per riuscire ad entrare. Però, a parte gli scherzi, le sto seguendo anch'io perché volevo fare un lancio in grande stile, che poi ho posticipato, cioè vi ho anticipato, ma senza fare i video tutorial, tutte quelle cose lì, proprio perché mi spiace che ci sia da spendere un capitale per le fees, cioè dai, di cosa stiamo parlando? Ho voluto farlo apposta senza fees di acquisto, con l'1% solo di fees annuale per l'utilizzo, così, e poi $200 di fees su Ethereum. No, 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 aspettiamo ancora un po', non scappa, vi aggiornerò io, non vi preoccupate. A tal proposito, se volete seguire un po' le news, far due chiacchiere su quello, sul nostro canale Discord ho creato una sezione apposita dedicata proprio a Token Sets, quindi se ci volete entrare vi aspetto lì. Venduto Link oggi dopo averlo dato da ottobre, l'ultimo movimento mi ha spaventato un pochino, completamente lecita come cosa. Ecco, magari, vista l'euforia pazzesca che c'è in questo periodo, io magari non avrei venduto tutto, ma sicuramente tra il vendere tutto e l'holdare tutto avrei scelto a occhi chiusi vendere tutto, indubbiamente. Ciao a tutti, ciao anche a te. Per me, Luca, per me quella che stiamo vivendo con le altcoin non è una bull run, quella la vedremo dopo che Bitcoin raggiungerà nuove vette, come nel 2017. Sono sempre più convinto che nel prossimo autunno, con la crisi mondiale galoppante, Bitcoin seguirà, le alzi rimangeranno un po' tutto, poi se non segue tanto meglio. Il giorno in cui si decorrelerà dai mercati deve pure arrivare. Guarda, è una visione interessante anche questa, però non lo so, forse ci sono un po' troppe assunzioni su quello che accadrà, no? Chi lo sa se Bitcoin raggiungerà nuove vette? Chi lo sa quello che accadrà? Anch'io lo penso che raggiungerà nuove vette, però penso che le altcoins inciamperanno in quel frangente lì. Idea solo mia, eh. L'unica cosa a cui tendo a dar peso è il fatto che quando vedo un movimento così parabolico mi spavento, tutto lì. Poi succeda quello che succeda, io mi metto sulla difensiva. Ho provato a seguire la tua guida per il trading automatico delle cripto, ma non mi funziona su Windows 8.1. Hai altri consigli, alternative? Quale guida? Quella con TradingView Hub? Non lo so, non lo so, non lo so. Dimmi qualcosina in più, o magari entra anche tu nel gruppo Discord che c'è una sezione dedicata anche al trading automatico, quindi ci aiutiamo un po' a vicenda. C'è chi dice che la dominance di Bitcoin scenderà sotto il 40% perché ora il valore sottostante alle alte è significativo e prenderà campo. Come la vedi tu? Allora, sono d'accordissimo sul fatto che hanno fatto un passo avanti enorme le alt, perché se ci pensate nel 2017 c'erano solo white paper praticamente, adesso invece ci sono delle piattaforme funzionanti, però non credo, io vi dico la mia personalissima opinione, non credo proprio che vedremo mai più il 40% di dominance, perché il mondo è concentrato su Bitcoin, non sulle altcoins. Le altcoins sono ancora una cosa per smanettoni, per noi che ci siamo dentro, che capiamo, ma il mondo esterno vede Bitcoin, vede una nuova asset class, si interesserà a Bitcoin, non alle altcoins. Questa è la mia visione. Allora, stai parlando di Link, non di una semplice alt come le altre. Non so se è chiaro. Altro che da Link è, cioè, il nostro un amico su Discord che è un fan sfegatato di Chainlink, appena nomini Link arriva e fa Link, qualcuno ha detto Link, comprare Link, una balena, una Link Whale, è una coin che merita di stare in top 5. E guarda, è una coin che merita sicuramente, però magari diamogli tempo, ok? Diamogli tempo di crescere, non di crescere così in fretta, altrimenti poi va a finire che si sgonfia.
Wallet, please, mi consigli qualche sito guida? Vorrei approfondire il tema. Prova a fare qualche ricerca, non saprei. Link corre il rischio di essere soppiantata da Band. Guarda, ti dico la mia personale opinione. Allo stato dell'arte delle cose, neanche per sogno, non me ne vogliano gli amici di Band Italia. Non sto dicendo che Band è un pessimo progetto, che, ma è più indietro, è nato da meno. Quindi al momento Link ha questo vantaggio e ha il vantaggio dell'utilizzazione, dell'essere utilizzato, e quindi è più capillare Link. Al momento l'oracolo è Chainlink. Band è più speculativo, ci sono magari presupposti per essere migliore sotto alcune cose, però il tempo lo deve dimostrare. Sono stagnante su Ripple da inizio 2018, con uscita a pareggio ad $1. Stavo pensando di uscire mettendo uno stop loss sotto il livello attuale ed eventualmente aggiornarlo se dovesse salire ancora un po', in modo comunque da recuperare la liquidità e usarla su altre coin. Che ne pensi come strategia? Guarda, se sei lì dall'inizio del 2018 sperando che prima o poi risalga per farci qualcosa in più, chiudi la posizione, volta pagina e ricomincia da zero. Quindi se trovi magari un setup long per fare il trade speculativo, fallo. Se lo trovi su un'altra coin, fallo sull'altra coin, ma non stare lì ad aspettare che prima o poi risalga, perché è una trappola micidiale. Quindi questo è il mio consiglio. In realtà dipende quanto dura il periodo speculativo. Sì, è vero, può durare più o meno tempo, però prima o poi finisce. Quando finisce son botte. Luca, mi ricordi la mia giovinezza in provincia di Piacenza, Rivergaro, Agazzano, Gazzola. Comunque bel lavoro, inizierò a seguire le tue dirette da neofita, grazie. Guarda, sono tutti posti che ho assolutamente nel cuore, quindi mi fa piacere vedere qualche concittadino ogni tanto palesarsi, e mi fa piacere poi che tu mi voglia seguire, quindi ti aspetto sempre presente nei live. Grande. Io spero salga ancora, perché sono entrato su Link 4 giorni fa. Ecco, definizione di FOMO. Come mai sei entrato? Posso farti questa domanda? Allora, adesso volevo, perché altrimenti monopolizzo tutto il live con questo. Allora, facciamo una cosa, stop alle domande per adesso, vi parlo rapidamente di quello di cui vi volevo parlare, che sono cose molto interessanti, e poi andiamo a vedere i grafici. Quindi parliamo innanzitutto di Sand, che vale assolutamente la pena parlarne. Allora, Sand è lo utility token del gioco The Sandbox, che è una sorta, qualcuno mi ha chiesto, la domanda che è andata molto è: ma è DeFi, non è DeFi? È DeFi, secondo me. Perché? Perché questo gioco, non so se avete visto il mio video che avevo fatto un po' di tempo fa, dove vi presentavo appunto il gioco stesso, vi spiegavo un po' che cos'era. In sostanza è un mondo virtuale che è molto simile graficamente a Minecraft, dove si può andare a creare varie cose. Noi come esseri fisici, ok, cosa possiamo fare? Possiamo creare giochi, quindi un giochino, programmandolo, utilizzando un software che viene fornito da loro, che si chiama Game Maker per l'appunto, e con quello possiamo andare a creare giochi, delle dinamiche con dialoghi, trame, quei giochini abbastanza banali. Insomma, possiamo fare quello che vogliamo, dal più semplice al più complesso. Questi giochi saranno popolati da asset, che possono essere personaggi, animali, piante, oggetti, mezzi di trasporto, armi, armature, insomma di tutto e di più. Questi oggetti sono creabili con il cosiddetto, un software sempre, che si chiama VoxEdit, che lo vedete qua. E ognuno di questi asset, che si chiamano asset, proprio la classe di oggetto è proprio asset, sono tokenizzati su Ethereum e sono degli NFT, si chiamano non fungible tokens, il che significa che la proprietà di questi asset è certificata su blockchain. Quindi io ho creato questo asset, è mio, ce l'ho sul wallet. Posso crearne 100 copie dello stesso? Ci saranno 100 token dello stesso asset. Ne voglio fare uno unico? Ci sarà l'asset col token unico. E poi il mercato darà un valore a questi asset, perché io li posso mettere in vendita. Se è un qualcosa di interessante, di bello, che qualcuno lo vuole per metterlo nel suo gioco, lo acquista, ci dà un valore, lo mette nel suo gioco e gli fa acquistare un valore grazie al contesto anche. Poi ci crea intorno un mercato. E questa è una cosa che a me all'inizio, vi dico la verità, la prima reazione è stata un
po' una cagata. Poi ho letto bene la documentazione, perché effettivamente al tempo, prima di fare il primo video, se ne parlava molto anche in varie fonti, non quelle mainstream, insomma. Ho detto, ma perché non approfondire? Poi ho approfondito, ho visto che già c'erano tutti i software pronti, quindi non era Vaporware, c'era già il VoxEdit, c'erano già le prime beta anche di alcuni giochi. Ho detto, caspita, ma hanno già fatto la maggioranza delle cose, è già stata fatta. E poi mi ha stupito il fatto che comunque questo ecosistema potesse avere veramente un senso. Secondo me, soprattutto col trend della DeFi che c'è adesso, il creare un gioco che è DeFi per definizione, perché è un mondo virtuale, ok, dove c'è un libertà di scelta assoluta, cioè chiunque può creare quello che vuole, e poi c'è la governance di tutto questo, va bene? Perché al di là, a parte adesso gli asset e i games, ci sono anche le lens, di cui abbiamo parlato abbondantemente nel primo video, che sono appunto degli appezzamenti di terra di questo metaverse, che è l'universo di gioco, e in queste terre in sostanza ognuno può fare un po' quello che vuole. Io potrei creare un live su Twitch, immaginiamoci, dove ospito i vostri avatar o i vostri personaggini sulla mia land, per dire, e poi in qualche modo magari monetizzare facendo dei giveaway, dando degli asset in regalo. E questa è una cavolatina, pensate, appunto, sviluppandoci un gioco. È tutto veramente un mondo che può andare in qualsiasi direzione. Faccio fatica a immaginarmi che direzione potrebbe prendere da qui a qualche anno, perché c'è un potenziale talmente ampio che veramente si può fare qualsiasi cosa. Il Token Sand come si posiziona in tutto questo, visto che c'è stato la vendita iniziale sul Launchpad e praticamente oggi è stato listato, ha fatto 15 per in un giorno, cioè è subito, c'è una domanda pazzesca. Il prezzo di lancio era $0.008 e oggi era 0,02, una roba del genere, insomma, no scusate, che 0,2, era tipo 10 volte tanto, anche qualcosina in più. E quindi come mai tutto questo interesse? Allora, il Token Sand è lo utility token di questo gioco, in sostanza è l'unità di valore, se vogliamo vederla così, del gioco stesso, di questo metaverse. L'unità di valore che serve innanzitutto per scambiarsi quindi beni, per comprare, vendere, asset, games, tutto ciò che è all'interno appunto di questo metaverse, ma non solo, perché in realtà cioè serve anche per la governance. Che cos'è la governance? Significa il governare, per l'appunto, i token holder di Sand decidono la direzione che il progetto deve prendere. Quindi, che ne so, decidono di aumentare, di cambiare la distribuzione delle fees, dandone di più a uno, di meno all'altro. Decidono che si può fare nuove cose col possesso di più land. Decidono che, insomma, quello che pensano sia meglio per l'intera community, per far crescere il progetto, possono indire votazioni, chi ha i token vota, e ovviamente così facendo si decide l'andamento futuro del progetto. È una cosa che va molto di moda adesso nel mondo della DeFi, perché funziona, ok? È una cosa completamente on-chain, sono cose che funzionano tutte su smart contract, e hanno vita propria, perché una volta lanciate hanno vita propria. Un modo intelligente per controllarle, per farle evolvere, è proprio questo, fare la votazione on-chain, dove i partecipanti più interessati, quindi i token holder, decidono cosa promuovere, cosa fare, cosa non fare, per dare una direzione a questo progetto che altrimenti rimarrebbe un po' stagnante così com'è. E quello è un po' il senso del token Sand. Si può anche quindi guadagnare in questo modo, ci sarà una procedura di staking nel 2021, tra l'altro che ho letto la roadmap, adesso ve la mostro, e è veramente, il 2021 sarà un anno bollente. Comunque, in sostanza, si può vendere gli asset, mettere a rendita le proprie land, perché ovviamente le land, vi ricordate, si possono affittare a chi magari vuole creare il game. Io magari non so creare il game, però le land le affitto a qualcuno che ci vuole creare sopra il game e ha il know-how per crearlo, oppure le vendo banalmente, insomma ci sono veramente tanti usi. Oppure appunto il game, che è monetizzabile, perché si può fare oggetti premium, si può fare, insomma il game è monetizzabile in tantissimi modi.
Il rendimento del game ovviamente lo incamero in token SAND e quindi anche questo è un possibile flusso di rendita. Questi token poi li posso utilizzare appunto per metterli in staking, quindi per crearmi una sorta di rendita passiva in più e inoltre per esercitare il mio diritto alla governance della piattaforma. Adesso magari vi facevo vedere qualcosina in più di concreto, vabbè, qui dice un po' le cose che vi ho già detto anch'io, qui c'è un po' il modello di distribuzione della revenue, il 95% va ai partecipanti, quindi a noi, a chi è dentro al gioco, il 5% invece va alla foundation. Qua ci sono un po' il voxel editor, marketplace e game maker, che sono i software che vi dicevo prima. Il marketplace in realtà è il negozio dove si scambia, il negozio online di acquisto, vendita di asset, di varie cose. Il game maker è il software dove si può creare i giochi e poi metterli live. Chiaramente adesso i tecnicismi direi che li saltiamo. Ecco, l'allocazione dei fondi, i token, come sono distribuiti e quando verranno sbloccati. Una cosa molto ben fatta secondo me, perché all'inizio vedete la parte dedicata al launchpad è la maggioranza dei token circolanti, come vedete il 12%, e poi abbiamo foundation e company reserve che sono il 5, qualcosa per cento l'uno, e quindi di quelli sbloccati all'inizio è la maggioranza. E mi ha fatto specie, vi dico la verità, vedere che non c'è stato il dump iniziale. Vi ricordate le scorse IO? Di solito c'è il dump iniziale, poi continua a dumpare. Questo è l'andamento iniziale delle IO. Con SAND non è successo, anzi sta mantenendo il pump di prezzo che ha fatto. È una cosa che mi ha stupito un po'. Poi i primi sblocchi rilevanti di token ci sono a luglio 2021, tra un anno più o meno, quindi, e dove si verranno rilasciati alcuni token del team, degli advisor, qualcosa in più della foundation e quelli della seed sale, che sono state le vendite prima, ok, di renderle pubbliche. Questi sono gli use case di SAND, che sono quelli che vi ho detto poco fa. Ah, ecco, a proposito, una cosa carina che vi volevo ricordare è che a proposito di, visto che insomma siete molto curiosi, molto interessati, vi chiedo se vi interessa, mercoledì, se le cose non cambiano, volevo ospitare Sébastien Bourget, penso che si dica, è francese, che è il co-founder di The Sandbox, qui su Twitch. Per mettere insomma il mondo del gaming un po' su Twitch, ho detto ma sì, chiamiamolo, così risponde in diretta alle vostre domande. E tra l'altro sarà divertentissimo, perché lui parla solo in inglese e in francese ovviamente, quindi io vi farò da traduttore in tempo reale e sarà secondo me una situazione molto molto divertente. E se ci volete essere, penso che sarà mercoledì alle ore 18, quindi orario classico del live, questo mercoledì, e poi lo riposto su YouTube, magari lo edito un po' se vedo che il mio inglese maccheronico è pietoso, però ce la possiamo fare. Quindi tra poco adesso aprirò un canale dedicato su Discord dove raccoglierò le domande di chi magari non ci potrà essere. Vi invito tutti a esserci mercoledì, perché sarà divertente e sarà interessante. Penso che adesso, al di là dell'interesse personale che ho in un progetto così, perché lo sto seguendo molto da vicino, da tempo anche, il mondo della DeFi e il mondo del gaming sono due mondi molto interessanti e sono soprattutto concretamente appoggiabili su blockchain, e quindi io credo che avrà un futuro e lo seguirò con molta molta attenzione. Quindi mercoledì alle 18, se vi va, mi raccomando, siateci. L'ultima cosa che vi volevo dire riguarda la roadmap. Io sapete che la mia politica di non acquisto nelle IO eccetera eccetera, questa ci avevo provato, ho avuto sfiga, perché sapete che con Binance insomma io ci provo sempre. Avevo 10 ticket, quanti vincenti? 0, braga, che incredibile, incredibile. Però lo sto seguendo con interesse, soprattutto perché nel 2021 ci sono un sacco di cose, cioè il grosso, ok? Quindi il lancio della DAO, quindi la governance e lo staking, il Game Maker 1.0, quindi reso pubblico, il gioco va in live sugli smartphone e tablet, e si può iniziare appunto a creare giochi user generated anche in multiplayer, quindi sarà l'anno in cui effettivamente fa il grosso, la piattaforma va live e sarà veramente interessante. Ha la sua partnership con Atari, che è molto interessante anche quella, proprio perché insomma nel gaming Atari è uno abbastanza che ha il suo perché. E quindi, che dire, io lo seguo
molto da vicino. Ve l'ho voluto portare qui nel live perché molti mi hanno chiesto: ma cosa ne pensi, cos'è? Così se avete anche qualche domanda a cui vi posso rispondere adesso, magari lo faccio, altrimenti mercoledì alle ore 18 col nostro Sébastien Berger. Come si pronuncia? Spero di averlo pronunciato bene. Non vedo l'ora, è una novità anche per me, vediamo insomma. E basta, questo era quanto riguarda The Sandbox, bel progetto che seguirò. E ecco, questa è una brutta notizia invece, che BitMEX avrà il KYC. E quando l'ho visto ho detto, no dai, non è possibile, BitMEX, il KYC, cioè scapperanno tutti da BitMEX. Però effettivamente sarà così, perché dal 28 di agosto al 12 febbraio 2021, per poter continuare a usare BitMEX devi fare il KYC, quindi devi condividere la tua carta d'identità, fare tutte quelle cose molto antipatiche che necessita però per permetterti di continuare a usare la piattaforma. E quindi io non so se continuerò ad utilizzarla, lo vedrò, vediamo, cioè mi devono dare un bel incentivo per farlo. Quali sono le alternative principali? Allora, Bybit, niente KYC, fees comparabili, mercati molto liquidi, volumi molto alti, conoscete perché ve ne ho parlato più volte, Binance Futures, ovviamente fees ai minimi, 0,04% per i market taker, quindi market orders, minimo per le fees. Tra l'altro adesso vi lascio poi i miei referral link, ve li spammo sempre nella descrizione di YouTube. Su Binance Futures, se utilizzate il mio referral link, avete un ulteriore 10% di sconto sulle fees. Chi mi segue sul tubo guarda la descrizione e lo trova. E altrimenti c'è FTX, che anche quella è una bomba, però anche lì c'è il KYC da fare sopra certe soglie. Anche su Binance Futures in realtà c'è il KYC, però vi dico, BitMEX lo usavo perché non c'era il KYC. Se ci fosse, allora, dato che su Binance l'ho già fatto, allora piuttosto resto su Binance Futures, che tanto non ha niente da invidiare a BitMEX. E quindi niente, questa è un po' la notizia di oggi, vediamo poi come reagirà il pubblico di BitMEX. Ecco qua, allora, il set, ci volevo arrivare a spendere due paroline, poi andiamo dritti ai grafici, con una rush sui grafici. E allora, questo è il mio set, è andato live finalmente. Perché si chiama Alpha? Allora, non so se qualcuno di voi ha già visto questo sitino, questa landing page che ho fatto per spiegarvi un po', no? Per darvi un po' un'idea intanto di che cos'è, come funziona, come faccio a partecipare. Ho fatto un po' di pagine, lo trovate adesso, credo che vi sto spammando già il link, no, nella chat, ogni tanto dovrebbe comparire. E se volete intanto farvi un'infarinatura su cos'è, come funziona, trovate tutto qui. Quindi abbiamo la pagina iniziale che vi spiega a grandi linee, poi la strategia, come funziona, per chi non sapesse bene, insomma, vi racconto un po' come funziona, con tanto di video che mostra il codice sorgente della strategia, ma questa è una variante perché questa opera su due time frame e in sostanza prende un segnale precoce su uno e un segnale più lento sull'altro, si espone al 50% e poi al 100% alla presenza dei due segnali, solo long, perché ovviamente token sets non permette ancora di esporsi short, ma quando arriverà la versione 2 sarà una figata token sets, perché ci saranno tutti i token di Synthetix, quindi quelli short, quelli in leva, tutte quelle, i derivati di Synthetix, e inoltre ci sarà la possibilità di fare yield farming, quindi di andare a spostarsi per ottenere i rendimenti sui token che è appunto della DeFi. Sarà una roba pazzesca, non vedo l'ora che esca, però mi sa che manca ancora qualche mese, quindi intanto iniziamo così. È una strategia a bassissimo rischio, per quello alfa, io vorrei farne più di una, alfa, beta, eccetera, eccetera, fino a omega, chissà, l'idea è quella, e crescenti col livello di rischio. Questa è quella di base, proprio perché è una trend follower, solo long, con segnali abbastanza soft, con ingresso frazionato e con uscita in una botta sola sul segnale un po' in ritardo. L'obiettivo è cavalcare tutti i trend di Bitcoin che ci piacciono assai. Quando siamo fuori, siamo in CUSDC, quindi non siamo in stablecoin, ma siamo nella stablecoin con interesse di compound, quindi nel frattempo matura l'interesse di compound, quindi un po' di profitto lo si fa comunque. Mi è sembrata carina questa cosa qua. Poi c'è il tutorial, ovviamente, che vi spiego un po' come si fa, è veramente semplice. In sostanza voi aprite la pagina di Token Sets, cercate il mio set, magari vi spammo un po' il link, poi quando faremo il lancio in grande stile, insomma, ve lo spammerò veramente di più, vedrete. Adesso
faccio un refresh giusto per farvi vedere. Io ho già collegato il mio account, che in sostanza è semplice perché lo si fa con i wallet, con un qualsiasi wallet, MetaMask, Coinbase Wallet, con Ledger. Una volta, cioè, collegarlo cosa vuol dire? Con Coinbase Wallet, ad esempio, tu fai sign in, dici con Coinbase Wallet, ti metto un QR code, lo inquadri con Coinbase Wallet e il tuo wallet è direttamente collegato, come vedete, ok? Questo è il mio wallet collegato con $10 in Ethereum e 3,97 SAT, ok? Che adesso valgono $430, basta, tutto lì, è veramente easy. Qua ci sono le transazioni che abbiamo fatto e poi per comprarlo o venderlo, quando abbiamo il wallet collegato, si fa buy o sell. Una cosa che vi dico riguardo alle fees, allora adesso se ad esempio volessi venderli tutti in Ethereum, perché qua si può scegliere, come vedete, in Ethereum avrei una fee di $159, network fee, boh, assurda. Un trucchino è venderlo in uno dei due componenti del set, quindi in questo esempio in WBTC. Se lo vendo in WBTC, preview, $43, che è sempre alta, infatti il mio consiglio è sempre quello di aspettare che le fees si sgonfino un po' e vi terrò aggiornato io. E cosa volevo dire? Basta, nel senso, usando WBTC su questo set si risparmia un po'. Come ottenere WBTC se non ce l'ho? Con Uniswap, con One Inch Exchange, con tutti quei DEX, insomma, da Ethereum lo swappiamo in WBTC e poi lo mettiamo qua. C'è un po' di fees anche nello swap, ovviamente saranno un 10, 15, $20 di fee adesso che sono alte, però il totale è molto minore di quei 160 lì. Il consiglio, ve l'ho detto, è di aspettare, perché guardate, io vi faccio vedere un po' di poco fa, io l'avevo fatto l'acquisto del mio primo set questo una settimana fa e guardate, io di gas avevo speso $19, che era già alto, perché era, cioè, è comunque un periodo di gas fees molto alte per via della DeFi, però non è niente in confronto ai 200, io l'ho fatto in Ether, tra l'altro, la transazione, quindi cioè, ci dovrebbe essere scritto, vedete, for one ETH, quindi l'ho fatto in Ether e quindi insomma direi che è meglio aspettare che si abbassino un pelino. Il motivo di tutte queste fees, vedete, è che quando si fa la transazione interpella 450.000 smart contract, vi fa fare tutti sti giri per andare a collateralizzare il set eccetera eccetera, ma è il bello della DeFi il fatto che è tutto così, no, automatico, però ovviamente quando le fees di Ethereum salgono ci fanno abbastanza incazzare. Bene, ora andiamo ai grafici prima che vi faccia scappare tutti quanti, partendo da Bitcoin. Allora, Bitcoin, sta facendo quello che sembra essere un triangolo ascendente e mi sta piacendo parecchio, perché questo triangolo ascendente, in sostanza, ad ogni low che fa, che è un higher low, mostra domanda, mostra muscoli. Guardate, shadow molto lunga, shadow belle lunghe, addirittura uno sweep. Questi sweep a me piacciono perché sono le impronte dei grossi capitali che comunque hanno intenzione di andare a creare nuovi minimi per generare liquidità e poi fillare le posizioni. E quindi per adesso la situazione è in mano alla domanda, cioè lo squilibrio è in favore della domanda stessa. E al momento stiamo lottando con questa resistenza 11.008, questa dannata resistenza che dobbiamo romperla, insomma dobbiamo superarla per rompere, per terminare il pattern appunto di triangolo ascendente. La cosa da fare effettivamente per farlo, poi, perché non basta ovviamente chiudere qualche candelina qui, non vorrebbe dire niente, è andarsi a prendere la liquidità sopra. L'abbiamo detto un po' anche l'ultima volta, no? Non c'è moltissimo da aggiungere in questa analisi. Andarsi a prendere la liquidità sopra vuol dire andare a superare questa zona, andare qui, perché qui abbiamo il picco, abbiamo la shadow della candela più alta e quindi qua sopra c'è liquidità. Sarà in offerta? Vedremo, perché la cosa certa che sappiamo è che ci sono molti stop, non bisogna essere market maker per saperlo, proprio perché è un top locale, no? Quindi l'andare a innescare, a stuzzicare quel prezzo lì, porterebbe una catena di stop buy che vengono tutti fillati, papam papam, il prezzo sale. Cosa succede poi a quella liquidità generata? Sarà quello che determina poi lo squilibrio domanda-offerta, ovvero caso A,
La domanda, gli stop buy generati spingono a rialzo e quindi alla fine viene cavalcata questa onda anche dai grossi capitali per far salire il prezzo? La domanda vince. Gli stop buy creano domanda? Sì, stop buy, stop buy, stop buy. Short o sell vengono fillati con tutta quella liquidità lì, viene respinto il prezzo di nuovo qua dentro, significa che ha vinto l'offerta e quello sarebbe il caso un po' meno bullish, va bene? Non è ancora bearish perché è un segno sì dell'offerta che tira una mazzata, però non vuol dire che siamo bearish perché comunque il quadro rimane bullish. Per andare a minare il quadro bullish, che cosa servirebbe? Allora, servirebbe innanzitutto perdere questo livello qua, che è 11.370, andare a fare un nuovo low. Questo andrebbe a invalidare del tutto il pattern di triangolo ascendente. Non è bearish assolutamente, però invaliderebbe il pattern. Il target quale sarebbe? Il nostro amato range low, perché ci sarebbe a questo punto questa culla di liquidità che si trova sotto a questo nuovo minimo, che a cui farebbe molto gola probabilmente andare a fare uno sweep, anche perché poi qua c'è sotto un supportone con le contropalle, diciamo, e quindi c'è interesse andare a testare un po' la reazione del mercato in quei livelli lì da parte di chi lo muove. E quindi, insomma, il target sarebbe in poche parole questo. Lo scenario che rimane è quello di range, quindi torneremmo allo scenario di range nel quale ci trovavamo fino a poco tempo fa, e quindi range high e range low diventano i nuovi direttori di questo movimento. Visto che saremmo nella fase ribassista all'interno del range, dovremmo vedere la reazione con range low e dintorni. Quindi range low cosa ci combina? Crea domanda, fa un altro rimbalzo tipo questo, crea delle lower shadows lunghe. Benissimo, vuol dire che avremo un altro swing all'interno del range e dobbiamo vedere un po' come comportarci. Comunque queste rimangono ad esempio zone accumulative, nel caso in cui facessimo un'altra flessione qua sul range, per rimbalzare sul range, perché comunque ricordiamoci che questo range si trova sopra ai massimi scorsi e al culmine di un movimento rialzista, quindi è un range con un bias bullish di fondo e quindi ha senso anche una posizione accumulativa. L'avevamo vista la scorsa volta qua, vi ricordate? Avevamo identificato dove nascono questi due livelli di prezzo, abbiamo detto c'è la possibilità di fare una posizione accumulativa proprio lì ed effettivamente avrebbe funzionato. Poi, che altro si può dire? Sì, un altro scenario possibile è la rottura del range low, che può essere temporanea oppure permanente. Chiaramente, visto il bias bullish in caso di rottura, io credo che andrei a cercare l'entry in queste due aree, che sono due aree storicamente rilevanti perché si pongono al top degli scorsi movimenti, e in sostanza questa prima è un'area un po' più vicina al livello a cui ci troviamo ora, quindi è più facile da arrivarci. Questa è un po' più profonda, ovviamente c'è sempre il trade-off, no? Tra rischio rendimento e possibilità di miss, però io mi aspetto che se dovessimo andare a navigare qua sotto, rompendo quindi il range low anche, si andrebbe a innescare una bella cascata di liquidità in offerta, di stop, di breakdown traders e cose di questo tipo. E quindi non sarebbe proprio così remota la possibilità di arrivare a pescare da queste liquidità. E poi, appunto, il fatto che da qui rimbalziamo e ritorniamo nel range sarebbe uno scenario bullish, una conferma bullish, insomma. Quindi c'è la possibilità di entry anticipatore, di entry postumo, quindi più cauto, diciamo, quindi alla comparsa della conferma bullish, perché questa sarebbe una deviation, un'uscita dal range per accumulare poi ritornarci dentro, una deviazione. Questo è un po' il quadro di Bitcoin. Qualora dovessimo andarci a sbranare invece il pool di liquidità in domande, sì, scusate, qua sopra, in sostanza fare nuovi massimi, c'è da vedere come ci comportiamo, quindi la distanza a cui chiudiamo la candela rispetto al top, i volumi con cui ci muoviamo, la sproporzione body shadow sono alcune delle cose che guardo di più, e valutare se può valer la pena di entrare sul ritracciamento, eventualmente proprio qua, ok? Su questa ipotesi. Su quello ci aggiorneremo quando accadrà, in sostanza. Fino adesso dobbiamo tenere d'occhio 1 e 1,2 per ora e vedere come si sviluppa il movimento all'interno del range. Poi passerei a Ethereum.
che vale direi un paio di parole al momento. Dov'è? Qua, tac. Allora, Ethereum sta attaccando una delle zone che sono più importanti in assoluto e lo sta facendo con dei volumi massivi. E la cosa mi piace perché, guardate, allora, sul time frame settimanale si vede bene. Andiamo a zoomare un po'. Tac. Allora, sul time frame settimanale si vede bene che quest'area è importantissima. Perché abbiamo delle chiusure, queste, una e una due, e qua sopra abbiamo quest'altra chiusura. In sostanza abbiamo una zona che contiene tre massimi locali e quindi contiene una vagonata di liquidità. Poi si può, volendo, andare a vedere anche i singoli picchi di liquidità che sono qua e qua in particolare, e che sono quelli sopra, e quindi fare il medesimo ragionamento. Questa è la zona di supporto, queste sono le zone da attaccare per scatenare la liquidità. Mi immagino che all'attacco di questa finiremo dritti dritti ad attaccare anche questa, e quindi sarà una sorta di reazione a catena, e poi valuteremo la distanza a cui chiudiamo, tutte le cose che abbiamo detto prima, no? Per vedere quanto la domanda sovrasta l'offerta nell'approccio con un'area di liquidità. È veramente fondamentale. Per il momento godiamoci questo movimento, perché stiamo attaccando per ora quest'area in cui mi aspetto che un po' di offerta si presenterà per forza di cose, perché se buchiamo anche questo come burro, veramente inizia a spaventarmi anche Ethereum. E il discorso è quindi che dobbiamo vedere adesso come si comporta l'offerta qua. Se non ostacola, veramente non so cosa pensare. Mi aspetto un minimo di ritracciamento qui, a dire il vero, e volendo, guardate, c'è anche un possibile entry per chi proprio vuole entrare a tutti i costi. Allora, abbiamo un clusterino intermedio che si è formato qui e che è, funge un po' da supportino, va bene? Quindi questo potrebbe essere interessante da aggiungere all'elenco dei supporti. Me lo salvo anche prima che mi cancelli tutto. Salva, bravo. E altrimenti l'altro supporto su cui fare leva è questo, i supporti settimanali. Ok, perché? Perché Ethereum si comporta dannatamente bene con i supporti settimanali, fa dei break e retest da manuale, finora li ha fatti. Io sono entrato così, sapete che la mia strategia di entry è abbastanza, come dire, standardizzabile di solito, e vado a cercare i pool di liquidità, vado a vedere quanto lontano rompiamo, la forza che ha la domanda, se la domanda prevale cerco di entrare sul retest, ma tutto lì, sono molto cauto, molto tranquillo. E quindi quello che dicevo è, allora, supporto 1, supporto 2, anche se l'offerta qua inizia a spingere un po' verso il basso. Perché un ritracciamento è possibile su questi livelli, potenzialmente anche più giù, perché anche questo è un livello di supporto. Iniziare a scendere qua sotto mi spaventerebbe un po', perché vedete, tutto questo rialzo verrebbe assorbito e quindi tutto il break in sostanza da questo costrutto qua. Al contrario, la rottura di questo livello implicherebbe che tutto questo diventa un nuovo mega bottom e il prossimo target principale è 0055, e quindi insomma c'è un bel po' di spazio di crescita per il nostro Ethereum. Poi cosa andiamo a vedere? BNB, l'altra posizione che ho, longs BNB, di nuovo ha dato possibilità, no, settimanale no, dai, daily, ha dato possibilità di entrare ancora su questo livello qui, che ormai me lo sta dilaniando, cioè tra un po' veramente la liquidità verrà prosciugata, che era il mio entry, ci ha preso veramente 100.000 volte, lo stop loss ce l'ho sotto i minimi, basta, tutto lì, veramente easy. Adesso si sta formando questo, boh, cos'è? Non è neanche un test e spalle, insomma è un consolidamento strano, il cui top si trova qui in resistenza e qui in liquidità, quindi dobbiamo andare a zuccare un po' lì, altrimenti la perdita di questo minimo qua sotto con buona probabilità andrebbe a testare i minimi assoluti, quindi il famigerato range low di lungo periodo sul quale l'ingresso, l'accumulazione, la fuoriuscita e il ritorno sopra mi ha dato l'idea per l'entry in sostanza. Allora fatemi cancellare un po' di sporcizia, bene, benissimo, salva. Allora, poi le altre posizioni interessanti, c'era REN,
che insomma adesso c'è stato questo sell-off che non mi è piaciuto tantissimo. E vediamo, io non chiuderei la posizione, aspetterei di vedere come si risolve, se si risolve in lateralità o che cosa, però per il momento stiamo parlando veramente di tutti higher highs, higher lows, e quindi poi tra l'altro non è ancora neanche estremamente parabolico, quindi rispetto ad altri suoi simili potrebbe ancora spingere. Poi cos'altro abbiamo? Cosa avevamo da guardare? Allora, reserve l'abbiamo guardata prima. Quasi quasi passo la parola a voi, dai, se no non parlate più. Ah no, ma avevate chiesto, allora, Atom, che è un'altra che sto puntando, Atom, in particolare su questa zona, 0, cioè 4.550 satoshi, che ha un supporto riconquistato, ce l'ho ancora in rosso, ma provvedo subito a cambiargli il colore. Volevo puntare a entrare su questo retest più in basso qui, però me l'ha missato e quindi ho dovuto alzare l'entry, mannaggia, e quindi niente, ci vediamo qua, se mai ci vedremo. Ecco, ovviamente fare troppi Ctrl Z mi annulla le modifiche utili, salva. E poi mi avevate chiesto, cosa mi avevate chiesto? Tezos forse? Chi se lo ricorda? Chi cacchio se lo ricorda? Allora, beh, facciamo che me lo richiedete, cosa ne dite? Io torno a dare la parola a voi. Vediamo un po' se ci siete ancora e che cosa avete da dire. Allora, parto dal fondo, leggo in fondo. Prima live per me, salve a tutti, sei entrato con quanti, su che piattaforma? Che cosa vuol dire? Cioè, io tutto quello che faccio do sempre il feed su Telegram in sostanza, da tanto. Ieri hai parlato di uno sweep nell'analisi su Bitcoin. Vorrei chiederti una definizione di sweep e se possibile un esempio con uno scarabocchio. Assolutamente sì. Allora, guarda, ti faccio vedere l'esempio concreto che è questo. E poi facciamo anche un bellissimo scarabocchio. Allora, uno sweep è in sostanza l'andare a prendere la liquidità che si trova sotto a un livello in cui è evidente che c'è liquidità. Come? Ad esempio questo picco, vedete, questa shadow qua sotto, ha toccato questo livello qua, che era 1127. Sotto a questo livello, chi è entrato long, qui ad esempio, ci ha messo lo stop loss, verosimilmente. I trader di breve, gli speculatori, gli scalper, quelli a leve alte, hanno fatto un po' così, perché qualcuno magari ha avuto culo che ci ha preso e quindi ha lo stop lì sotto, va bene, ha la sua posizione basata su quello. Un grosso capitale in grado di svendere una grossa posizione, quindi di andare ad abbassare il prezzo, sapendo che lì sotto c'è liquidità, sa che se la va a innescare, fa partire gli stop e quindi sfrutta quella liquidità in vendita, perché gli stop sono stop sell, per andare a fillare i suoi long, se li vuole fillare, chiaramente. Se li filla, e quindi si vede che attacchiamo la liquidità, viene innescata, stop a catena, filla i long, quindi si riassorbe, si definisce sweep, quindi una spazzata proprio con la traduzione letterale dall'inglese, una spazzata della liquidità sfruttatissima, tutto lì. Lo scarabocchio forse non serve neanche. Tu immaginati un grafico che fa un movimento che picca e qua sotto si crea un pool di liquidità dove ci sono tutti gli stop loss, no? Grosso capitale che lo vuole sfruttare, cosa fa? Butta lì e poi assorbe la liquidità per fare dei long. Questo è uno sweep. Benissimo, scarabocchio, scarabocchio fatto. Cosa ne dici di Cava? Sta orbitando sopra i massimi con un tantino di indecisione. Cava sta spingendo. Sì, andiamolo a vedere. Allora, Cava, in realtà sì, è vero, è un po' indeciso. Però sembra voler fare una, cioè l'apparenza è tutta quella di fare un'altra leg up. Io non credo che opererò più su Cava perché, vabbè, l'ho già fatto in passato, ma è andata anche bene. Qua c'è un'area interessante, potenzialmente di ingresso, alla quale si potrebbero aggiungere questi spike di liquidità volendo, ma c'è da vedere. Lo stop loss sarebbe qui sotto al precedente low, quindi è bello largo, speculativo si potrebbe mettere qui, vedete sotto questo picchettino di liquidità. Tuttavia, appunto, l'estensione mi spaventa un po', quindi preferisco magari seguire altre coin. Non è nel mio stile, diciamo, però sembra tutta un'accumulazione questa, ad essere sincero. Se non fosse per l'estensione, sarebbe veramente una posizione golosa. Vale la pena, potrebbe valerne la pena, insomma, non è una posizione da escludere.
Quante soddisfazioni Ether sto periodo? Ether pompa grazie alla gas fee. Sì, può essere anche qua, tutti a speculare sul gas. Luca, se riesci, parla di XLM. Andiamo a vedere XLM, dai. Allora, Stellar, a parte che non mi è piaciuto moltissimo, perché adesso teoricamente sarebbe in fase di retest di un'area di supporto, che è questa, però non mi è piaciuto molto quanto ha assorbito il break, cioè ha fatto un break e c'è stato un bel assorbimento. Vi dico la verità, non ci aprirei una posizione, nonostante sembri un break retest, perché questa area, vi ricordate, l'avevamo inquadrata, però non mi piace granché, non mi piace la reazione dopo al break, cioè il fatto che comunque si è presentato questo candelone qui che ha riportato dritti dritti su questa zona, la respinta ha creato un lower high, questo sembra un altro lower high, insomma non mi piace la price action sul low time frame, quindi io lo escludo, vi dico la verità. Prima live anche per me, ultimo weekend di ferie ma sono con voi, grande Luke, sei il numero uno che passi le ferie lì. Pareri su Sand, ne ho parlato per un'ora, mi piace un sacco Sand, mi piace il progetto, mi piace veramente tanto. Magari vatti a rivedere la differita sul tubo, che metto anche il minutaggio con quando ho parlato di Sand, così te lo becchi, insomma. E l'ultima cosa appunto su Sand, mercoledì alle 18, mi raccomando, c'è l'Ask Me Anything con uno dei founder di The Sandbox, quindi sarà una figata, con me che proverò a tradurre in tempo reale dall'inglese all'italiano e dall'italiano in inglese, se ne vedranno delle belle, non siate troppo cattivi. E magari per chi ci segue su YouTube vi lascio un paio di link, perché ci sono le community di The Sandbox italiane, quindi magari vi lascio i link in descrizione se vi dovessero interessare. Bene, ci siamo, direi che abbiamo fatto una certa ora, abbiamo fatto un live sufficientemente lungo, abbiamo detto un sacco di cose, parlato di un sacco di cose, c'è tanta carne al fuoco, non vedo l'ora che ste maledette fee su Ethereum si abbassino, così posso anch'io, perché anch'io voglio acquistare una quota del set, ci volevo mettere un 5.000 circa, e lo vedrete poi perché c'è scritto anche la quota del set holder, guardate, ve lo faccio vedere, insomma c'è tutto scritto qua, fa vedere tutte le caratteristiche. Per adesso ci ho messo questi $430 che vedete proprio qua nelle mie transazioni, erano 404, nel frattempo è cresciuto un po', e proprio perché voglio iniziare a diversificare un po' anch'io il mio portafoglio mettendo una piccola parte in queste strategie algoritmiche. Vi ricordate che è da tempo che ve lo dico, adesso lo facciamo quando si abbassano le fees, perché altrimenti mi viene subito segata da quello. Io vi ringrazio veramente di cuore per avermi seguito, per aver fatto le domande, aver partecipato. Ci vediamo, mi raccomando, mercoledì in live stavolta, perché non lo so se lo farò, anzi lunedì no, perché sono via, ho preso un giorno di ferie anche lunedì, ve lo dico così ora, quindi lunedì salta il live, martedì magari vi farò un'analisi di mercato, quindi un video con un'analisi di grafici per non tenervi a digiuno di grafici per troppo tempo, e poi mercoledì live bomba con The Sandbox, siateci, mi raccomando, perché vi voglio tutti gasati e facciamo anche lì shitcoin triple per tutti, quindi altro motivo per esserci. Buon weekend, buon mare, buon quello che fate, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti e buon Ferragosto anche!